Circa un migliaio le persone che hanno scelto di partecipare a questa fiaccolata sono qui alle mie spalle, sono arrivate esattamente nella piazza della stazione dove ci sarà un momento commemorativo. C'è tanto dolore, credo che sia inevitabile visto quello che è accaduto, ma nello stesso tempo c'è anche grande forza di reazione, ma grande coesione. Ecco, quello che dobbiamo recuperare è la coesione finalizzata appunto a perseguire la giustizia, la verità che serve a tutti quanti, ma soprattutto a dare conforto e supporto ai familiari delle vittime e a tutte le comunità. Ma questo si percepisce. Nonostante l'emotività di molti che chiaramente chiedono con tempestività risposte, però c'è anche grande senso di responsabilità e grande maturità e in questo ciascuno deve fare la propria parte per fornire quel supporto fondamentale, soprattutto ai familiari delle vittime. Ecco, quello che è rimasto in maniera particolare è stata anche la presenza in realtà dello Stato. Insomma, il capo dello Stato è giunto qui due volte, il Presidente del Consiglio, e questa presenza si deve continuare ad avvertire. Ma se credo di sì, il capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, tutti coloro che hanno responsabilità hanno dimostrato da subito grande vicinanza per questa tragedia così immane e su questo credo che nessuno possa fare un passo indietro, la presenza deve essere assolutamente garantita così come lo è e tutti quanti devono essere sentinelle vigili perché quella presenza non debba mai venir meno, non soltanto perché ci debba provvedere ad una forma di risarcimento, ma soprattutto perché in questo caso è lo Stato stesso a essere stato colpito attraverso appunto la perdita di vittime innocenti e attraverso lo Stato questa perdita deve essere risarcita in termini di giustizia e verità. Da Andrea per News24.city, Stefano Massaro.